Tra le motivazioni che hanno spinto il governatore De Luca a valutare lo slittamento dell'apertura delle scuole c'è anche il bilancio relativo ai test Covid per docenti e personale scolastico. De Luca ha sempre legato la riapertura in sicurezza a una massiccia campagna di screening che, avviata però, pare non aver dato i frutti sperati. Ad oggi poco meno del 25% degli insegnanti e degli amministrativi si è sottoposto al monitoraggio, che è su base volontaria. Uno su quattro dunque è troppo poco per riaprire in linea con la data prevista a livello nazionale del 14 settembre. Da verificare anche l'arrivo del materiale scolastico e delle mascherine per studenti e personale scolastico forniti dal governo. Ad oggi il ritardo. Nel corso della riunione che ho convocato a Palazzo Santa Lucia, ha detto De Luca, e alla quale hanno partecipato l'assessore all'istruzione, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, l'ANCI, i sindacati e unità di crisi per l'emergenza Covid-19, sono state affrontate le problematiche relative all'inizio del nuovo anno scolastico. È stata l'occasione per una verifica puntuale e oggettiva della situazione attuale in relazione al personale in servizio, alle aule, ai banchi, alle dotazioni di sicurezza, allo screening in corso sul personale scolastico. Alla luce di quanto è emerso, la Regione si è riservata di ufficializzare all'inizio della prossima settimana, sulla base delle indicazioni espresse da tutti i partecipanti al voto, la nuova data di inizio delle lezioni in Campania a tutela delle famiglie, degli studenti e dello stesso personale scolastico. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Dopo essere stati interessati da un periodo eccessivamente caldo sul nostro comparto regionale, nei giorni scorsi abbiamo fatto i conti con un po' di stabilità, ma soprattutto con un deciso calo delle temperature. Ma facciamo un breve riepilogo con il nostro collega Fabio a partire da quest'oggi. Sì Carlo, allora infatti a partire da oggi c'è un rinforzo dell'anticiclone azzorriano, quindi ci aspettiamo tempo stabile e soleggiato, con temperature anche in aumento, ma diciamo nella norma del periodo, con massime tra i 28 e 32 gradi. Carlo, per quanto riguarda la giornata di sabato... Per quanto riguarda la giornata di sabato, situazione pressoché immutata sul nostro territorio regionale, con tempo stabile e clima nella norma. Per quanto riguarda domenica, Fabio? Anche la domenica sarà bella e soleggiata, con temperature dai 28 ai 32 gradi. Da noi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Un saluto, arrivederci.